Quest'anno faccio all-in, lo sapete, vi ho portato chiunque. Vi ho portato un leone, vi ho portato dei politicanti, vi ho portato dei messia, vi ho portato veramente chiunque. Vi ho portato anche la regina del wrestling italiano. Ve la faccio conoscere dopo la sigla. Benvenuti quindi, lunedì, non può essere un lunedì se non siamo qui a Elite Club, l'episodio numero 16 della seconda stagione e finalmente Queen Maya, grande, croce e delizia di queste mie interviste. Da quanto tempo dico prima o poi intervista Queen Maya? Benvenuta. Bene, dai, grazie dell'invito, mi fa piacere essere qui. Guarda, io sono molto molto contento di averti qui, come ti ho detto brevemente in realtà in fuori onda. La nostra storia è molto antica, anche se tu non la ricordi minimamente, perché comunque sono passati tantissimi anni. All'epoca di MySpace, e molti ragazzi sono lì adesso a chiedersi cos'è MySpace. All'epoca di MySpace... Siamo proprio i boomer del wrestling. Mamma mia, mamma mia. All'epoca di MySpace, io, che seguivo già il wrestling, mi ero appassionato tantissimo a conoscere un po' di persone, un po' di personalità. Tra le persone che avevo conosciuto c'era anche Queen Maya, che giustamente poi avevo incontrato anche in show dal vivo dell'ICW. Eravamo tantissime persone, quindi chiaramente non è che si può ricordare di tutti, ma per me è più facile, no? Io ricordo lei doveva ricordare tutti, quindi ci sta. Ci eravamo accordati per un'intervista in un sito che poi mi è esploso sotto le mani, quindi non abbiamo potuto farla. Elite Club, ho detto nella seconda stagione che la farò dagli studios, sarà tutto bello, la avrò dal vivo perché comunque non abitiamo tanto distante, niente, il Covid ha allontanato tutte queste cose, ma ho detto basta, basta, voglio una puntata con Queen Maya. Eccola qua. Allora, prima di tutto, come stai? Visto il periodo, visto tutto quanto, stiamo uscendo da una situazione difficile, anche se l'uscita è un po' lontana ancora, come stai? Grazie della domanda, sto bene, dai, un po' stanca, un po' come tutti, dai, direi, vorremmo tutti ripartire, tornare un pochino alla normalità, tornare, cioè, agli abbracci, detto da me che sono la cattivona del ring, fa ridere, però tornare alla vita normale inizia veramente a mancarmi tantissimo. Dal punto di vista del lottato ovviamente mi manca gli allenamenti, mi manca il ring, quella routine folle dei weekend, sempre di corsa, con il trolley pronto, mi manca il contatto col pubblico, con gli altri ragazzi degli show, insomma, mi manca veramente tutto. Inizia proprio tanto a pesare adesso, poi non so, si avvicina la primavera, ormai siamo 7 mesi che siamo fermi, e sta diventando veramente troppo. Speriamo bene, adesso col nuovo DPCM... si fa aspettare ancora un pochino, vediamo insomma che cosa diranno sulla possibilità di fare gli spettacoli dal vivo, insomma stiamo attendendo gli sviluppi, speriamo che la campagna dei vaccini prosegua un po' velocemente, insomma che si possa tornare a fare quello che ci piace tanto fare, ma proprio wrestling col pubblico, come una volta, ecco, insomma non se ne può proprio più. Wrestling, questo sport è proprio fatto di questo, no? Del contatto con la gente, cioè ci si carica con questa adrenalina, avere il pubblico intorno è proprio tutto, quindi spero si possa tornare presto. Sono abbastanza fiduciosa, dai, che con l'estate, insomma, pian piano con l'autunno si torni veramente alla normalità, incrociamo le dita, perché poi, insomma, anch'io sono più una ragazzina, vorrei anche, insomma, non passare gli ultimi... non permetterti più, noi siamo ragazzini, punto. Siamo e restiamo ragazzini, punto. Insomma, dai, cioè, sto nell'angolo, no, dai, un po' più. Ma tra l'altro, mi piace molto questa cosa che hai accennato, no? Io che sono la cattivona del ring, questa cosa unita con il contatto col pubblico, diciamocela tutta, insomma. Quando Queen Maya l'ho conosciuta per la prima volta è stata perché ero nel pubblico e sono stato ovviamente insultato. E la cosa mi è piaciuta un sacco. Quanto è importante la relazione col pubblico per un personaggio heel del wrestling italiano, che comunque, come lo facevate voi all'inizio, ma poi in sostanza anche adesso, vive tantissimo di spettatori che sono magari occasionali, e quindi devi riuscire a cogliere subito, a empatizzare subito, o bene o male, con chi ti sta davanti. Beh, ovviamente è fondamentale, nel senso che noi, parlo di noi come Italian Championship Wrestling,
che è la federazione dove sono nata e cresciuta, dove lotto praticamente, sempre qua in Italia. Noi abbiamo sia show, insomma, sostanzialmente siamo, pubblico, il nostro pubblico sono più che altro le famiglie, ecco. Facciamo anche gli show che sono i Fight Forever, più per un pubblico magari un po' più diverso, un po' più così intenditore, ma che cerca insomma uno stile un po' più insomma indie, un po' più particolare. Però ecco, facciamo anche tantissimi show per un pubblico, ecco, magari che non tutti non ci conosce, per famiglie. Noi giriamo tanto, insomma, giriamo tanto la Lombardia. Quindi ecco, effettivamente non se, abbiamo fatto tante feste anche di piazza, insomma, non sempre chi poi effettivamente è lì ci conosce, no? Si dice sempre che il bello è che magari non so, viene l'adulto perché è trascinato dal bambino, dal nipote, dal figlio che è appassionato, malato di wrestling e lo porta annoiatissimo e tu sul ring in qualche modo devi proprio puntare a coinvolgere il papà, la mamma, il nonno, che sono lì, che pizza, che palle. E invece poi magari alla fine se ne escono, che sono quelli che si sono scatenati di più col tifo e che si sono proprio tanto divertiti, quindi il nostro scopo è proprio quello e non è assolutamente facile, ovviamente, però insomma la bravura la fa anche quello, secondo me, non è magari solo tanto, ecco, ovviamente li coinvolgi con tutta la storia che porti sul ring, con le tue doti atletiche, con le mosse, insomma, poi ognuno mette sul piatto quello che sono le proprie caratteristiche, i propri punti di forza, no? Io ho sempre puntato un po' su un pacchetto, un po' così, un pacchetto che si parte da quando suona da quando suona la tua musica, ecco, io parto da lì per coinvolgere il pubblico, per entrare nel personaggio, il mio show inizia da lì, da quando parte l'Inno alla Gioia e io varco la tenda, insomma è da lì che inizio a lavorare la gente, a guardarli, e poi mi diverto, insomma è una cosa che viene tanto anche proprio con l'esperienza, eh. Perché i primi tempi, i primi match, sei solo concentrato sei così, concentrato su quello che stai facendo, sulle mosse, su eseguire bene le cose. Sei proprio emozionatissimo, insomma, stai realizzando il tuo sogno. Perché chi sale sul ring, cavolo, sta realizzando un sogno che magari ha fin da piccolo. Perché di fatto tutti nasciamo fan di wrestling. Chi fa questo sport nasce fan di wrestling. Quindi essere lì ti dà un'emozione folle. E quindi poi all'inizio, quando sei super, super green, super giovane, così, magari non sei tanto concentrato sul pubblico perché ti terrorizza. Invece poi pian piano inizi proprio io mi nutro, no? Mi nutro del pubblico, dei bambini, poi è divertentissimo, ma anche degli smarchettoni, no? Come si dice in gergo qua, da insider, no? Di questi super fan che ne sanno tutto loro, mi nutro moltissimo di queste cose e con l'esperienza proprio impari a giocarci bene e a divertirti, insomma, a renderli ed è un po' quello che vogliono anche, insomma, il pubblico viene lì, il pubblico di wrestling viene lì per partecipare, se no che noia, cioè che noia per loro, che noia per noi, cioè lo devi coinvolgere e loro non aspettano altro, quindi è proprio bello, è divertente e non è sempre facile, ovviamente. Non è mica una passeggiata, non è che basta battere le mani per tirare sulla gente piuttosto che fare così un insulto, fare una mossa antipatico. Cioè, magari non è così scontato fare il tifo contro o a favore. È una cosa che ti viene proprio con l'esperienza e con il carisma, ma anche proprio con. È tutto un pacchetto, il wrestling è fatto anche di tante cose misteriose che non si possono spiegare, non si possono raccontare, tanti trucchetti, che è bello lasciare anche un po' che siano così, insomma, che restino un po' nel mistero. Però Guarda, ecco. io una volta ho intervistato Doblone e gli ho detto: ma com'è questa cosa qui, no? Delle dita che si spezzano? E lui mi fa: e non posso dirti, ho detto, dai, ma chi vuoi che... Mi ha fatto vedere e io ho capito che in realtà le dita le devi spezzare veramente, perché non ho capito come si fa, se no. Quindi le dita si spezzano. Ragazzi, non fatelo a casa perché le dita si devono spezzare veramente, non è giusto, non è giusto. Quindi no, sicuramente è molto interessante il discorso del pubblico. Poi mi piace molto il fatto che l'interazione sia il motore che guida la persona anche a ritornare. Però chi ritorna fa veramente fatica ad odiare veramente come ho odiato la prima volta Lille,
perché diciamoci la verità, sono molto affascinanti gli heel come personaggi, soprattutto per chi conosce un po' il wrestling, sono ancora più affascinanti dei face. Da allora, quindi dunque, se sei un bravo heel, accidentaccio, devi farti odiare, appunto. Non, cioè, deve, quello che torna, torna perché ti vuole insultare ancora di più, perché ti vuole pestare, vuole che le prendi, cioè, lo scopo è quello, eh. Però è ovvio che se appunto uno è fan di wrestling, segue tanto, poi insomma sì, certo, il cattivo affascina sempre, insomma in tutte le storie il cattivo affascina sempre, è vero, in tutte le storie, dai cartoni animati ai romanzi, è vero, il cattivo ha sempre un suo fascino, assolutamente, quello è vero. Quella è un po' la, è un po' il rovescio della medaglia, quindi sicuramente attenzione a quelli che fanno gli heel, attenzione, che poi venite amati. Ho fatto talmente tanti anni la cattiva che in realtà mi diverto molto a fare la buona quando posso, perché dopo mille anni di insulti, devo essere sincera, è bello, ogni tanto dare 5, yeah, mi piace. Ma a proposito, tu però inizialmente... Cioè, non eri una delle 5.000 ragazze che facevano wrestling in Italia. E tu sei partita praticamente da sola, come donna. Sì. Com'è stato il primissimo periodo? Allora, sicuramente l'allenamento e tutto quanto era solo insieme a dei ragazzi. Com'è allora, andato? Io ho iniziato 15 anni fa quest'anno, proprio tanto. Ho iniziato da subitissimissimo facendo di tutto, quindi... facevo l'annunciatrice degli show piuttosto che tantissimo la manager, ho fatto tantissimissimo la manager heel ovviamente, ed era è stata una grandissima palestra, non puoi capire, ho imparato tantissimo, soprattutto così a essere appunto a lavorare il pubblico, a conoscere un po' i ritmi, a conoscere proprio come funzionava, ho capito molti trucchetti, insomma è stata una vera palestra fare la manager, non è stata una cosa di cui che rimpiango, che rinnego, che sconsiglio, per dire, chi vuole iniziare, cioè come chi magari inizia facendo l'arbitro, cioè è sempre bello, qualsiasi ruolo ti danno prendilo, perché c'è sempre da imparare, e quindi ho iniziato così. Poi nel frattempo appunto mi allenavo. In realtà c'è stato un periodo che è stato il 2006 in cui sono iniziate ad arrivare un po' di ragazze. C'era Lisa Schianto, Lacrima Cristi, c'era Persefone, poi c'era la sorella, la cugina Mary, che era la cugina di Lisa. Eravamo così, non di più, 4-5, poi ci sono altre meteore. Ecco, prima di allora era proprio un io e ragazzi, sì. Poi pian piano questo gruppetto è rimasto un pochino, quindi nel 2006 ho fatto il mio debutto, per dire, in una Royal Rumble, quindi addirittura. E, poi però pian piano, vuoi per infortuni, vuoi per vicissitudini, c'è stato un periodo che eravamo rimasti solo io e Lisa Schianto, ed era il match a cui mai Lisa Schianto l'abbiamo fatto un miliardo di volte io contro di lei, sempre cambiando, ma... mille volte quel match lì, e poi c'è stato un periodo in cui io non avevo avversarie, quindi non ho, per un anno intero non ho lottato, zero in Italia, ho lottato solo all'estero, andavo in Inghilterra, quindi sarà stato tutto il 2009, 10, e sto un brutto periodo, finché effettivamente Doblone mi ha fatto fare un match contro di lui, che me lo ricorderò sempre, è stato il match di... Così, un bel match, forse è stato veramente divertente, poi lui è veramente bravissimo, quindi è stata una bellissima esperienza, e poi da lì ho iniziato a fare altri match con i maschi, match intergender, poi dopo sono arrivata una nuova ondata di ragazze, e via, quindi, però sì, è stato brutto, ma tuttora comunque gli allenamenti li facciamo insieme, maschi e femmine, tutti insieme, ecco. Beh, sì, immaginavo. Adesso un pochino più di ragazzi ci sono, per fortuna, dai. Vanno un po' ondate, però. No, più che altro è che è molto dislocato in tanti posti il wrestling, quindi magari ci sono le ragazze, ma una di qua, una di là. Giustamente, anche si vede molte volte le ragazze girano tantissime federazioni proprio perché c'è scarsità di materiale umano su cui poter lavorare. Però mi interessa molto anche l'aspetto estero, e quindi dicevi Inghilterra,
E hai girato un po' comunque per Allora, io ho l'Europa? girato tantissimo, sinceramente. Io sempre con la mia valigia ho girato tantissimo. Sono stata ovunque, cioè in Francia, in Belgio, in Ungheria, in Norvegia, in Inghilterra mille volte. Sono stata persino alle Réunion, che è un'isoletta sperduta davanti a Madagascar, a fare un tour, che è stato anche lì una svolta nella mia carriera. Poi ovviamente in Giappone, sono stata in America. La mia fortuna è stata che in Germania, cioè, sono stata tanto chiamata, cioè, ho fatto la mia gavetta, ma ho fatto un po' come i maschi, insomma, alla fine, no? Non ho niente da invidiare in questo, tanti altri, cioè, ho fatto proprio, ho girato tanto, ho viaggiato tanto, sono stata fortunata, ma mi sono proprio andata a cercare le mie opportunità e ci ho provato, ecco. Sono stata ovviamente fortunata, nel senso che viaggiando tanto ho avuto proprio la possibilità di confrontarmi con tanti stili e fare esperienza che appunto in Italia non potevo fare, ecco. Ma sei arrivata sempre stereotipata negli altri paesi oppure sei riuscita anche a portare oltre che l'italiano, come spesso No, beh, accade ma io sono sempre. purtroppo? Allora, a parte l'inizio, in cui effettivamente facevo un po' un personaggio dell'italiana mafiosa, un po' così. Per cavalcare un pochino anche il ruolo un po' così della Hill per aiutarmi, ho sempre fatto il personaggio di Queen Maya, sempre. La regina comunque del wrestling italiano, ma anche lì, per dire in Bellatrix, che è stato poi che è una promotion solo femminile inglese, lì ho lottato tantissimi anni, insomma, e lì ero sempre Queen Maya, anche se appunto ero italiana, ma fischiatissima come non mai. Cioè, sempre fatto il mio ruolo, sempre stata io, sempre io. Che bello, che Maledetti, bello. maledetti in inglese. Io adesso vado a schiacciare Vaccheroni. l'acceleratore. Adesso vado a schiacciare l'acceleratore. Allora, il mio pubblico lo sa, purtroppo, che io mi sono innamorato della Stardom. E qui in Maya, casualmente, chissà, sei mai stata in Stardom? Sì, ci sono stata 2 volte. Che Allora, figata, si può dire che figata, no? Sì, dai, sì. bellissimo. E che cavolo. Allora, la Stardom è arrivata 2 volte, è arrivata nel 2015 e nel 2016. Come ti dicevo prima, prima dell'intervista, io ho avuto tante belle occasioni dopo la maternità, e una di queste è stata la Stardom. Sono partita nel 2015 che avevo le mie figlie, e ho 2 gemelline, non camminavano e sono tornata che camminavano, per dire cosa mi sono persa. Per seguire però questo sogno, e non potevo, cioè una vita che, insomma, una vita sul ring, una vita di sacrifici, era proprio un regalo che mi sono voluta fare, accettare questa chiamata. Ho avuto questa opportunità tramite un giornalista che mi aveva notato, mi ha segnalato, mi è arrivata questa proposta e l'ho accettata di corsa. Non so come ho fatto a non essere licenziata, però ce l'ho fatta, ho fatto un mese là. Il primo giro è stato per partecipare al Five Star, che è uno dei tornei annuali che fanno, ed è stata un'esperienza molto bella. Insomma, mi sono messo su un aereo e mi hanno messo in una casa con tutte queste ragazze straniere. All'epoca c'era con me, quel periodo c'era, allora era appena andata via, per dire, Thunder Rosa, non l'ho incrociata perché era appena andata via. L'ho conosciuta in una videochiamata che le hanno fatto 2 ragazze che erano lì, una si chiama La Rosa Negra, non so, è una ragazza di Sì. colore, e Starfire, che è una messicana. Mi avevano fatto una videochiamata e l'ho conosciuta così via video. E poi c'era un'altra ragazza americana che era una delle insomma favorite all'epoca, poi si è ritirata, si chiamava Chelsea Diamond, una ragazza bionda, classica, californiana, che in quel momento lui, quando sono arrivata io, era un po' il periodo in cui Rossy Ogawa aveva un po' dato questa sferzata, tornando un po' alle idol, tornando alle belle ragazze, aveva un po' anche dato c'è stato quel periodo con Nana e Tanahashi, oddio, Tanahashi, credo si pronunci, Non è Takahashi. e Takahashi, ok? Nane se n'era andata via per fondare la sua federazione. C'era stato quel bruttissimo episodio dove la Yoshiko. Act Yasukawa, oddio, la mia pronuncia è pessima. Esatto, era stata malmenata da Yoshiko. Io l'ho conosciuta Act comunque, era lì come manager.
Sì, che era il periodo che aveva già perso Sì, la l'occhio miss l'occhio, praticamente. sì. Quindi ecco, era posto questa nuova fase, adesso poi in quella non sono arrivata c'era Yushirai che gestiva lei gli allenamenti, prima era appunto Nana che li teneva, quindi era proprio tutta una fase un po' nuova. In questa fase lui aveva appunto aperto anche molto a far arrivare lottatrici dall'estero e quindi avevo avuto tutta questa grande opportunità. E niente, il primo match che ho avuto è stato uno squash ai danni della povera Haruka Kato. Penso che si sia ritirata adesso. Era una ragazza piccolina, molto minuta, lavorava il braccio e me la ricordo, non parlava una parola d'inglese. C'è un video, c'è la clip ancora online. Certo, sullo Dove, Stardom World c'è. Ci ma poi c'era proprio la clip, era finita su Twitter perché era sono, mi andata sembra, su. sette tuoi incontri sullo Stardom Ah, World, se non dico una può essere. stupidaggine. C'era questa clip del mio lariatto, era finita anche su Mister Lariatto, che è un, non so se c'è ancora, però è una pagina su Twitter, insomma, un account Twitter dove c'erano tutte le clip, soprattutto giapponesi, però gli avevo proprio decapitata. Non so quanto mi ero allenata su tirare i lariatti in maniera assassina con Emilio. E quello era proprio venuto bene perché sapevo che andando lì dovevo tirare fuori uno striking fenomenale e quindi mi ero allenata tantissimo tutti i giorni. Madonna, è stato però un bel periodo. Lì volano delle belle botte. Lì le danno forti, sì, perché non credete che siccome sono piccoline non tirino, tirano delle bordate atomiche, sì. Sono delle macchine da guerra, dagli allenamenti, loro si allenano, è una cosa che per loro il wrestling è proprio uno sport riconosciuto, quindi le ragazzine vanno a fare wrestling come da noi, vanno a fare pallavolo, danza, è proprio una cosa, poi loro hanno crediti con la scuola, crediti proprio se fanno wrestling o qualsiasi sport, quindi proprio dopo la scuola con la loro divisina andavano lì, venivano allenate. E io le chiamavo le scoiattole perché sembrano proprio delle scoiattoline velocissime, ma proprio mamma mia, queste ragazzine che adesso sono quelle che tipo non so, Azumi per Eh dire sì. Starlight Kid, io le ho conosciute ora, Tu piccoline, hai visto super Starlight forti. Kid senza la maschera? Sì. Non posso odiarti per questa cosa. No, Erano che... proprio carine, tra l'altro ci venivano a portare le valigie, erano super, super carinissime. Azumi a 12 anni aveva la sua stable, guidava la sua stable. Cioè, quelle cose Madonna. bellissime, no? Sì. Adesso ci sono due ragazze di 14 anni, Ina e Rina, che sono due gemelle. 14 anni, e la sorella Anan ne ha 16 e è lì anche lei. Cioè, cose Adesso incredibili. la cosa brutta è che poi hanno delle carriere in realtà molto brevi, no? Perché l'essere così giovani sicuramente gli crea questo. Il pubblico della Stardom è anche molto maschile, e quindi ecco anche quello fa, no? Il fatto di essere giovani e non sposate, poi dopo effettivamente si sposano poi lì per cultura anche molto presto e poi mollano, sono tantissime, si ritirano Ma è relativamente vera questa presto. cosa che teoricamente loro non possono avere fidanzati, non possono, cioè hanno comunque delle regole, ovviamente non tu che arrivi da qua e vai là, chi se ne frega, però le ragazze che sono là non hanno la possibilità, addirittura ci sono state alcune federazioni in cui tu dovevi ritirarti a 25 anni, perché così poi potevi sposarti e fare quello che volevi, ma Così, prima... però insieme hanno fatto così. Ma allora guarda, io so che cioè, quando sono andata io per dire, io secondo me mi sembra che ce l'avesse il fidanzato, ce l'aveva anche Kairi, sono sicura, di Kairi sono sicura, però ovviamente era assolutamente una cosa tabuissima perché loro avevano le file, dopo gli show c'erano le file, tu mettevi il tuo banchetto che potevi guadagnarci con il merchandising. O vendere, ti facevano le Polaroid, le vendevi con c'erano le file, soprattutto di uomini. Comunque, ecco, poi pian piano, secondo me, adesso cioè, mi sembra un pochino migliorata la cosa come pubblico, però all'epoca era, cioè, all'epoca, comunque, negli ultimi, in quegli anni lì era proprio tanto anche quello, ecco, loro avevano proprio una fan base che effettivamente guai, perché avevano ancora delle idol dentro, quindi. Era così.
Mamma mia, che mondo strano. Che ricordi particolari hai del tuo primo tour? Qualcosa che ci può raccontare la valigia di Queen Maya? Ma guarda, è stato tutto bellissimo, cioè molto, mi sentivo, cioè, una grande responsabilità, c'era comunque, mi sono trovata molto bene con le ragazze nella casa, ma tanto bene, c'era comunque una certa competizione lo stesso, c'era, nel senso che comunque in qualche modo volevi fare bene. Volevi far bella figura, guardavano quanti minuti avevi di match a disposizione, c'era un po' di competizione, c'era, ma almeno quando sono andata io nel 2015 c'era una competizione comunque sana, davvero un ottimo ricordo, mi sono trovata molto bene, c'era, è stato bellissimo, insomma, ho avuto la fortuna di lottare contro Yoshirai, contro Kairi Ojo, contro veramente c'era Jungle Kiona, sono stata proprio fortunata, sono capitata in un periodo in cui avevo proprio delle bravissime avversarie, ma proprio c'era anche ci si aiutava anche durante gli allenamenti, cioè proprio gli allenamenti erano faticosissimi, erano proprio 3 ore massacro, veramente pesanti, però era bello, avevamo questa routine, avevamo gli allenamenti in palestra, gli allenamenti nel dojo tenuti da io, poi avevamo un paio di giorni liberi e poi gli show nel weekend, ognuno insomma c'era il pulmino dei cattivi, il pulmino dei buoni, era tutto molto molto organizzato, quando arrivavi nello spogliatoio avevi il tuo posto indicato, te lo diceva, non potevi sederti né fare niente finché non avevi il tuo posto che era stabilito da Kairi solitamente. E quindi era tutto molto molto bello, molto pulito, molto rispettoso, c'è cioè proprio rispetto. Mi ricordo che una cosa, un episodio che racconto ogni tanto, durante, così stavamo parlando del me, di un, così, stavamo, eravamo nel backstage e ho rotato con il piede una valigia di una veterana e, e tutti, cosa fai? Ma io l'ho spostata per dire, è una specie di camper minuscolo e loro l'ho spostata col piede, ma non è che gli ho dato un calcio, l'ho proprio, allora mi sono dovuta scusare, cioè non è che mi sono dovuta, mi sono scusata ovviamente 1000 volte, ma non avevo dato io proprio attenzione ma a tutte queste cose che qui da noi figurati, cioè è bello questo rispetto per il veterano, per le tempistiche, beh, molto bello. Tutti aiutavano, costruivano il ring, lo smontavano tutti, e non c'era ego assolutamente, c'era solo rispetto per me. È una cosa molto bella, una cosa molto bella. Tra l'altro, io che sto seguendo anche recentemente, no? Anzi, recentemente dove ho iniziato a espandere di più la mia conoscenza, c'è una ragazza che è arrivata da poco, le sta perdendo tutte. Cioè stanno girando un po' tutte per lottare contro di lei, ma gli perde tutti gli incontri. Ha un sacco di rispetto da parte di tutti proprio per come sta lavorando, perché va, fa il suo dovere, durante il match è sempre a fare quello che deve, cioè se deve fare la mossa, anche quella più dura la fa, però 5 minuti dopo, doccia fatta, è lì fuori a fare backstage, a fare tutto quello che serve, anche qualsiasi tipo di assistenza. Poi è bellissimo perché quando si devono lanciare magari fuori dal ring, sono tutte lì le ragazze ad aspettare che questa qua salti per evitare che qualcuno si faccia male. Cioè è una situazione proprio bella da vedere. Io penso che lo Stardom sia veramente molto interessante. Poi tra l'altro nel 2016 hai fatto anche il Cinderella. Sì. Quindi abbiamo rischiato di vedere Queen Maya vestita da Cenerentola. Non ci sei mai entrata in quel vestito. No! Mi sarebbe arrivato tipo al ginocchio probabilmente. Effetto per Mayu Iwatani che poi ha vinto. È vero, ho fatto il match contro di lei tra l'altro in quel torneo, bello, hanno una capacità di controllo del corpo che è una cosa pazzesca, pazzesca le giapponesi veramente, sono proprio delle bravissime. Il secondo tour c'era Alpha Female, c'era di fatto al promoter proprio stuzzicava questa cosa che ci fossimo io e lei insieme, che fossimo così giganti, opposte,
e gli piaceva proprio questa cosa, infatti ci ha fatto scontrare più volte nel corso di questo tour, perché proprio gli piaceva l'idea di questo scontro fra titani, fosse una roba giapponese, no? Di vedere. A loro piacciono le cose strane, quindi no? Due giganti, non so, Godzilla, no? E quindi a questo ricordo, il secondo giro è stato così. E, è stato un pochino più breve come tour mio, perché appunto avevo le bambine un po' più grandi, non potevo trattenermi tanto. C'era Santana Garrett col secondo giro, ma chi altri? Poi un'altra ragazza messicana, è stata una bella esperienza anche quella, ecco. Proprio più breve, però comunque bella, interessante, Hai anche avuto per modo quando eri là me, di conoscere Anna Kimura? sì. Sì, l'ho conosciuta però nel 2015, stava allenandosi con sua mamma, Kyoko, ho fatto anche un match contro Kyoko, tra l'altro, ho fatto in quel tour un match tag. La stava allenando, quindi era proprio le primissimissimissime armi, e un giorno in cui eravamo andate proprio così, era il giorno libero, eravamo andate io e Nilka, che appunto è il nome della rosa negra, eravamo andati così a fare, a provare un po' di mosse insieme, così ad allenarci un po', e c'era lei sul ring, prima dell'allenamento delle ragazzine più giovani, e era lì con sua mamma, quindi l'ho solo conosciuta così. È proprio una presentazione veloce, era proprio molto bella, molto dolce, e è terribile, insomma, quello che le è successo, una Purtroppo tragedia. sì. Purtroppo sì. Noi stiamo preparando una live monografica sulla sua carriera, però vogliamo proprio che sia un tributo alla carriera. Quello che è successo alla fine è devastante, una coltellata al cuore ogni volta che ci si pensa. Noi cercheremo proprio di tirar fuori il bello e questo fiore che stava veramente per sbocciare, diventare probabilmente planetario perché era. Le aveva tutte le caratteristiche. Tu hai ancora qualche rapporto con le ragazze con cui hai fatto questi tour in Giappone oppure con le ragazze proprio giapponesi? Ma guarda, solo sì, con le ragazze con cui ho fatto il tour, quindi diciamo le gaijin, sì, assolutamente sì, fa parte un po' di questa cosa, insomma, del wrestling, comunque un po' perché funziona così, insomma, tu devi essere un po' commerciale, tra virgolette, quindi devi sempre tenere i rapporti, sempre farti sentire, cioè è così, cioè da un punto di vista professionale. Però con loro ho stretto proprio una bella amicizia proprio dal lato umano. Cioè, era bello, insomma, la sera tutte quelle acciaccate, però si guardavano i film insieme, il gelato. Poi c'era veramente chi era arrivato lì prima, aiutava chi arrivava dopo, gli spiegava come funzionava. È stata proprio una bella esperienza in quel senso lì, proprio di sorellanza, no? Io mi ricordo quando ho fatto il match con Chelsea. Lei era proprio una ragazza, era proprio, sai, quelle belle, bionde, proprio, però era ancora un po' più green, magari rispetto ad altre, no? E mi ricordo che avevano fatto proprio un bel match, ma lei ci teneva tanto, cioè, non so, ti viene proprio una forza proprio di sorellanza. Poi ho fatto il compleanno, io ho fatto il compleanno là, proprio nel 2015, che ero andata a cavallo fra agosto e settembre, mi avevano fatto trovare una torta, sono stati tanti bei ricordi così. Quindi sì, assolutamente si cerca anche proprio a livello umano, non solo proprio per professione, ma anche con ragazze che sono andate dopo di me, non so, per dire Blu Nikita, che è una tedesca, quando era là ci scrivevamo tanto, infatti aveva degli orari sfasatissimi, perché magari chiedeva dei consigli piuttosto che, cioè, quindi sì, c'è stato sempre un bel supporto, che credo che sia giusto che sia così, ecco, non, cioè, come insomma nei match, alla fine secondo me c'è spazio per tutti nel wrestling, perché c'è tanta differenza di caratteristiche, no? Ognuno è diverso, insomma, quindi perché farsi, cioè, per fare un bel match bisogna essere in due, quindi non mi piacciono queste cose magari di rivalità, non professionalità, non mi piacciono, è bello No, no, è. aiutarsi, perché più si cresce insieme, più il match viene bello, più insomma. È quello che Io conta, no? sono strad'accordo su questa cosa perché poi alla fine quello che chiedo sempre alle persone quando poi vengono qua, dico sempre: parlami dei tuoi amici nel mondo del wrestling, perché dei nemici non me ne frega niente. Senso, mi piacciono i nemici del ring, cioè quindi quelli con cui fai delle belle fight, dei bei match, però in realtà mi piace parlare degli amici. Quindi ti chiedo, invece in Italia,
anche lì hai macinato tanto wrestling e quindi anche tante amicizie. Quali sono le ragazze che magari hanno smesso, che insomma ti ricordi con più, con le quali hai fatto avventure più bizzarre anche, perché poi sa, quando si è in viaggio, che sia un tour musicale per il wrestling, che sia un viaggio di lavoro con due o tre persone insieme, è sempre un'avventura. Raccontaci qualche avventura. Allora, vabbè, ragazze con cui ho stretto tanta amicizia così, vabbè, forse sono stati un po' i primi anni, no, appunto. Quindi sicuramente ti cito la Crema Christi, non so, vabbè, Alessandra si chiama, che è la moglie di Mike Rao, Psycho Mike. Lei inizialmente lottava ed era anche molto brava, ed è tuttora una persona che ci capisce molto di wrestling, un'appassionata di wrestling, e tuttora insomma comunque ci aiuta nell'ICW così. È una ragazza molto intelligente, una bellissima ragazza, e siamo molto 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 amiche ancora da tempo, cioè da allora, siamo molto simili. E nonostante lei sia una darchettona e io tutt'altro, siamo molto molto simili. E io con lei ho avuto proprio le mie prime avventure, quando siamo andati in Svizzera, eravamo poi green, ma proprio green a dei livelli imbarazzanti, no? Ma come tutti quando si comincia, almeno all'epoca, perché adesso è un po' diverso, ecco come funziona adesso. All'epoca eravamo ai primi passi, cioè dovevi proprio farli facendo esperienza, quindi anche facendo andando all'estero, facendo degli stage, magari dopo gli stage c'erano i match. Con lei mi ricordo proprio delle cose, delle risse reali in cui proprio anche le altre avversarie erano in Svizzera, fatte in Svizzera, o dei match misti dove che disastro, rischiavano proprio la vita. Mi ricordo una volta siamo andati io e lei a fare questa cosa in Francia, abbiamo preso proprio l'aereo insieme, e si chiamava, oddio, non so. Credo di aver rimosso, era proprio a Parigi, uno show tutto femminile, non so se era Queen of the Ring o che cosa fosse, ma gira ancora col DVD, purtroppo, se c'è qualcuno che ce l'ha, ahimè. Purtroppo, attenzione. E io, mamma mia, come eravamo green, però è stato proprio divertente, però era divertente perché dico, madonna, se mi rivedo adesso, c'erano delle ragazze dello Shimmer, è venuta anche appunto all'epoca, c'era anche Sweet Saraya. C'erano delle ragazze Shimmer che adesso sono ritirate, è stata una bella esperienza. Però è così, cioè, ma il passato soprattutto ho dei bei ricordi, o anche quando facevano delle fiere, madonna, i viaggi della speranza, insomma, questi super mega trasferatoni, sono questi i ricordi più vividi, no? Proprio i viaggi della speranza. Una ragazza che si chiama si chiama Chiara, una volta il suo nome di battaglia era Kia, anche lei si è ritirata, insomma, ormai eravamo andati in Svizzera, c'era anche Johnny, in realtà c'era anche Johnny Puttini con noi come arbitro, e eravamo andate a fare, avevamo fatto questo match all'interno di uno show, una roba tipo country, una festa country, ma di tu all'inizio. Ma che figata, Johnny Cash mentre lottano i ragazzi su Ring, bellissimo. Però vabbè, magari una volta la vivevi anche con un po' più di leggerezza. Poi dopo pian piano crescendo, no, ho un po' smesso di vivere il wrestling con leggerezza, ma l'ho sempre vissuto con maggiore senso di responsabilità, con maggiore anche un po', cioè, voglia di far bene, voglia di alzare sempre di più l'asticella, con anche più, cioè, non so, voglia di proprio di ogni volta di fare bene, insomma, di lasciare il segno, quindi poi crescendo appunto lo fai proprio con più spirito di senso di responsabilità. Prima sia verso me stessa, soprattutto nei match all'estero, così, e poi quando in Italia, perché poi di fatto il mio ruolo è diventato più quello di guida di nuove leve, sostanzialmente, insomma, ne ho portate un po'. Arriviamoci alle nuove leve. Arriviamo alle nuove leve, perché ovviamente, giustamente, tu sei un faro di grande esperienza, e quindi sicuramente per parlare di esperienze che hai avuto, però anche a conti fatti, cioè sul ring ne puoi raccontare un sacco, puoi aiutare queste ragazze a diventare grandi. Quali sono quelle che in questo periodo, insomma, negli ultimi anni hai, con le quali hai avuto un po' più a che fare e che ti sembra possano veramente fare qualcosa di importante? Oh, cavolo. Ma guarda, io allora intanto non le conosco tutte, quindi non è... Cioè, ci sono sicuramente, ovviamente parlo di quelle che hai, diciamo, conosciuto. No, nel senso che non vorrei neanche mai, cioè che appunto ci mancherebbe. Io la cosa che mi preme dire è che
sono molto contenta che finalmente ci sia un po' di attenzione, insomma, un po' di voglia di mettersi in gioco anche da parte delle ragazze, un po' di curiosità, interesse. Sono proprio contenta, sinceramente, è una cosa che mi fa proprio pianto piacere. Tipo anche quando sono andate a Tustique Vales, Mary, Monica e appunto Jazzy, insomma è stato bello perché cavolo, cioè entro una volta sono andate le ragazze, no? Comunque, cioè, a me fa piacere che ci sia un po' più di attenzione, cioè proprio voglia di mettersi in gioco, insomma, voglia di allenarsi, cioè quella spero che ci sia, insomma, di impegnarsi, cioè comunque di provare questo sport che non è per forza di cose molto attraente per le ragazze, purtroppo. Quindi sono molto contenta. Io conosco le ragazze dell'Estilabio, comunque quelle che sono nate e cresciute lì e che adesso, appunto, alcune di loro, appunto, come dicevi tu, stanno facendo delle esperienze tanto, cioè dove capita, come stanno facendo un po' i ragazzi, no? Ormai, insomma, diciamo che ci sono possibilità sempre più, cioè, di collaborare, insomma, fra le federazioni, molti ragazzi e ragazze lottano di qui e di là. E quindi hanno possibilità appunto di farsi un po' di esperienza, ecco. E io, vabbè, quindi conosco, vabbè, ovviamente Eli, Alisea, adesso si chiama così, Elettra, adesso si chiama così, e sono un po' anche loro, vedi, no? Nascono in un modo, sono nate Alix una, l'altra è nata Trixie, per dire loro due stanno facendo un po' un loro percorso, no? Una loro evoluzione. Alessia in un senso, Elettra in un senso, perché adesso è diventata cattiva, quindi sta esplorando un po' anche questo lato, no? Magari si sente, stanno cercando gli spazi dove si sentono più a loro agio, e questo è bello, per dire anche Mary, no? Con Mary ho lottato tanto, insomma, anche lei è cresciuta da, insomma, cioè, quante ciocche mi sono presa di me, cioè alla fine quanto, cioè, è un po' una mossa che non dico che gli ho dato io, però nel senso quando, cioè, vedi le cose che funzionano, le fai, no? Cioè, per me è bello che stanno facendo un po' il loro percorso, anche Mary sta cercando, insomma, la sua strada, le sue soddisfazioni. Io, cioè, poi ho fatto sono stata tanto fortunata, insomma, anche di aver lottato un po' con Jockey, che adesso appunto in Scozia, nata in Scozia. Con Irene, che al momento insomma, si è fermata per un po', adesso poi è ripreso, ma poi la pandemia ci ha ribloccato. Ho avuto la fortuna di lottare comunque con un po' di ragazze nuove, e tutte loro possono confermare che io, chi lotta con me, penso che lo possa proprio confermare. Insomma, cerco di dare il massimo in modo che possano trarre veramente il massimo da un match con me, cioè quindi provare le mosse perché comunque sono grosse, cioè le mosse magari aeree le posso tenere piuttosto che altre cose, cioè cerco di fargli fare il più possibile. Poi ovviamente il match contro di me, io sono appunto una certa fisicità, tale per cui magari uno, cioè è ovvio che in un match con una persona, un avversario più della tua stazza, puoi fare determinate cose con uno contro di me. Puoi farne altre, però sono sempre esperienze, insomma, ovviamente, no? Quindi, insomma, io chiunque possa, penso possa dire che io cerco di aiutare, insomma, con le mie avversarie con cui ho modo di lottare, penso che cerco sempre di lasciargli qualcosa, insomma, dopo che abbiamo lottato, anche qualche feedback, sia prima che dopo, quindi, cioè, quello che posso fare è questo. Ecco, poi, ovviamente, in SW, insomma, durante gli allenamenti. Cioè, magari anche consigli, ecco, poi ci sono tante scuole, insomma, e anche tanti allenatori ormai di esperienza, no? A Torino, in Toscana, insomma, comunque ci sono, cioè, oltre a noi, ovviamente sono in Italian Championship Wrestling, sono nata e cresciuta con gli allenamenti di mio fratello, in primis, che Emilio per me è una roba che ce ne sono pochi come lui, è pazzesco, è proprio un mentore, ma per tantissimi, eh. Penso che tutto il resto in italiano gli sia debitore, non me ne frega di dirlo, e lo penso. Ah, E, beh, perché è una verità sì, assoluta, questo è indipendente da. cioè, è proprio bravissimo, cioè, è proprio generoso, e poi ve ne sa un casino. E poi, insomma, però sono anche proprio stata fortunata perché appunto ho avuto l'occasione di lottare con tante persone in gamba, insomma, che mi hanno proprio dato dei consigli, guidato. Adesso le ragazze nuove, le ragazze, così come i maschi, i ragazzi hanno tanta fortuna, no? Perché
insomma, chi parte adesso dovrebbe veramente baciarsi i gomiti, perché ha alle spalle sempre più spesso, insomma, delle opportunità di lottare, opportunità, gente che gli organizza gli show. Noi facevamo, cioè, io ho sempre guidato il furgone, montato, smontato, fatto volantinaggio, cioè mi sono sempre fatta il mazzo e lo faccio tuttora, assolutamente, e per quel che posso, ma cioè, i ragazzi di adesso veramente hanno palestre, ring da wrestling su cui allenarsi, allenatori con anni, 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 decine d'anni di esperienza, insomma, sono molto fortunati, dovrebbero veramente non saltare mai un allenamento, non saltare mai l'opportunità di andare a uno show, anche se non lottano per aiutare, per fare da staff. Spero che lo facciano perché capiscano la fortuna che hanno, che noi non abbiamo avuto, insomma, gli abbiamo aperto una strada veramente a fatica, ecco, su uno sport che non piaceva, che non era capito in Italia, abbiamo costruito le basi. Quindi spero che i ragazzi di oggi, le ragazze soprattutto, capiscano l'importanza della gavetta e si impegnino in questo senso. Per il resto, appunto, come ti dicevo, sono proprio contenta che ci sia tanta, insomma, un po' di fermento, voglia di fare, spero che ci sia sempre la voglia di ascoltare i consigli, di mettersi in discussione, di non accettare i brava e basta, ma farsi dare i commenti anche negativi e i consigli costruttivi. Ecco, questo è l'augurio. E tu hai avuto la fortuna da un lato di essere allenata da tuo fratello, però anche la sfortuna che proprio perché tuo fratello, chi se ne frega, devo dirti che non va, te lo dico senza nessun problema, senza No, ma è una fortuna, fermarmi. è una È una fortuna. gran fortuna in realtà, Ma lui lo una fa gran con tutti, fortuna. cioè nel senso, lui è molto parco di complimenti, però è importante, cioè io sono cresciuta così, cioè ho fatto tante esperienze, cioè mi sono migliorata, penso, proprio perché comunque mi faceva notare le cose, perché è facile dire, ma sì, dai, mi ha accennato bene, invece cioè, facendolo passare pezzo per pezzo col tuo allenatore, poi vedi che cosa non va, cosa non va, e te lo dice in faccia, e cavolo. E tuttora io a volte sono sul ring, faccio una cosa, dico nì, appena scendo mi ammazzula, perché magari non ho fatto una cosa perfetta, o potevo farla diversamente, o meglio, ma me ne accorgo subito. Cioè, già, e lui fa questo effetto. Però ecco, sì, è stata un po' la mia fortuna, assolutamente la mia fortuna. Ma che bello, ma che bello, no? Ma sicuramente ci sono tutte queste cose qui aiutano a far crescere, no? A sedimentare cose, a farne mettere altre, quindi è bellissimo. Poi mi piace sempre lo sguardo, no, a chi arriva, perché chi arriva è importante. C'è anche questa sensazione, questo desiderio di continuità, no? Tu hai fatto una cosa, ma se la Certo. continua qualcun altro, caspita, è ancora più bella. Beh, In questo speriamo. senso, quindi, non so, uno sguardo di qui in Maya sul prossimo futuro del wrestling. Ma mi sembra piuttosto viva la faccenda, nel senso, ultimamente, boh, penso, io spero, l'auguro che posso fare è che comunque ci sia sempre più, insomma, che il wrestling italiano possa migliorare in termini sempre di più di qualità, non tanto solo di quantità, ma di qualità. E questo non è così scontato. E spero che ci sia sempre più pubblico che ci supporti, ecco. Ci vuole sempre meno pregiudizi da parte del pubblico, che penso che ci sia comunque tanto un buon lavoro, insomma, ultimamente, insomma, non so, poi la pandemia, però sono aumentati tantissimo gli interviste, insomma, i podcast, anche proprio gli articoli. Vedo che c'è proprio una bella, cioè un bel sottobosco, e questo è positivo. Spero che il wrestling, per il fatto che magari, cioè, insomma, sia tornato un pochino in voga, venga sempre di più conosciuto, che il grande pubblico lo apprezzi sempre di più. E questo è proprio il mio augurio, che la qualità resti alta, ecco, che queste nuove leve che ci sono, che insomma porteranno, che saranno il futuro, non si accontentino, insomma, puntino sempre di più a migliorarsi, siano ambiziose, perché la base ce l'hanno, cioè, cavolo, se non ora quando, cioè, possono veramente fare quello che magari noi anche ormai, cioè, per dire, io fossi capitata 1000 anni fa, in Giappone ci sarei tornata, avrei. Invece non sono più potuta tornare perché ormai avevo una certa età, una famiglia. Adesso, cavolo, i ragazzi di oggi a 20 anni sono davvero, possono vantare già di magari allenarsi da 2, da 3, 4, poter prendere, andare, perché già un buon background, ecco. Fatelo, veramente credeteci, fatelo, ma che la qualità sia
spero che sia alta, ecco, per la qualità, che non si perda questo amore proprio per la qualità. Sì, secondo me è molto importante e sarà, credo, obbligo da parte. Deve avere fretta, ecco, di fare per forza match, cioè. No, beh, ma credo che sia praticamente imperativo per tutti dire ok, questa è la cosa che voglio fare, devo mettere in conto che il tempo in cui che passerò da adesso a quando riuscirò, devo lavorarlo bene. È un tempo che ho lavorato bene, tutto qua. Ci sono davvero strutture, possibilità. Io ho parlato con tante persone degli albori del wrestling italiano, da Paca, Tsunami, persone che ho avuto il piacere di conoscere personalmente anche, che ti raccontano proprio. Io ero la loro manager dei Wild Boys. È vero. Mi dicono, guarda, cioè, ci si allenava, si andava bene sul materassone, e oggi ci sono fior fior di scuole che tra l'altro ti danno anche subito grandi opportunità di visibilità in tanti aspetti diversi, anche appunto facendo il manager, oggi vieni ripreso e vieni portato magari su Twitch, su YouTube, cioè hai subito l'occasione per farti vedere in qualche modo, va sfruttata bene, bisogna impararle bene queste cose. Le aveste avute voi queste, adesso questo è un ragionamento veramente da boomer, quindi lo chiudiamo, però l'aveste avute bene, voi queste cose? Le abbiamo costruite noi, questo insomma non ce lo può togliere nessuno, voglio dire, io veramente ho debuttato in ICW 15 anni fa, l'Italian Championship Wrestling ha una storia incredibile, quindi. E adesso, insomma, pian piano, insomma, ho visto, cioè, comunque ci sono, il wrestling italiano mi sembra bello, bello pimpantello, e, insomma, vediamo, ecco, vediamo insomma il futuro, speriamo che, insomma, si possa ripartire e riprendere da dove si è interrotto, perché, cavolo, ci siamo fermati, cavolo, c'erano praticamente show ogni settimana in tutta Italia, quindi l'occasione. Ma invece manca. Il futuro di Queen Maya? Non lo so, nel senso che io non faccio ancora fatica a vedermi giù dal ring, ti dico la verità, sono vecchia, lo so, però faccio fatica, fatica a vedermi giù dal ring, perché quell'adrenalina, e poi sento di avere ancora qualche cartuccia da sparare, e ho voglia ancora appunto di aiutare, di fare la mia parte. Sicuramente durante gli allenamenti, ecco, però anche sul ring, anche davanti al pubblico, insomma, penso di poter dare ancora qualcosa, ecco, e quindi vediamo, insomma, penso di ancora, cioè, ancora ho fatto veramente di tutto, anche match nella gabbia, cioè, di tutto, però ancora qualche cosa mi manca. Quindi dai, vediamo cosa mi riserva il futuro. Allora, noi le figurine le vogliamo tutte, quindi prima devi fare una lista, le famose liste, la to-do list, e cominci a depennare man mano. Puoi anche rubarla qualcosina, se non è stata ripresa dalle telecamere, magari l'hai fatta, però non ha visto la maggior parte del pubblico, ce la ributti dentro, chi se ne frega. Ah, no, ma adesso dai, avete scoperto che sono stata in Stardom, ci torno, ti è. Ma poi ci sono tanti stili, insomma, cose che mi piace provare. Io guardo molto ovviamente i match, vabbè, mi piacciono i match femminili, li guardo molto adesso ultimamente la EMU, guardo Impact, NXT, mi piace guardare i match femminili, mi piace anche guardare ovviamente il resto in maschile, e guardo tanto, non so, Brody King, o piuttosto che quelli grossi, no? Lance Archer, l'ho conosciuto quando sono andata in Giappone, perché era lì in New Japan. Perché era la Rosa Negra, sempre lei era amica di Shelton Benjamin. Allora una sera siamo usciti tutti a mangiare insieme, siamo andati fuori a cena, c'era Lance Archer, che è veramente altissimo, lo dico io, è gigante. E c'era anche lui, super, super pacatone, però lui è uno che guardo tantissimo, perché è uno stile che mi piace molto, però allo stesso tempo, per dire, io nonostante tutto, nonostante io sia proprio la paladina dell'old school, insomma, di questo wrestling un po', ecco, col personaggio, che dovessi, insomma, mi piace tantissimo anche, insomma,
i match indie, mi piacciono un po' quelle cavolate lì, che questi ragazzini che volano, cavolate, cioè, sono strappanti, attente perché è il mio pane quotidiano quello lì, attenzione. Jungle Boy, con la gente lì che c'è un casino, infatti ho un sacco di clip salvate, quando vedo gli allenamenti per provare, perché se sono un gigante mi piace provare quelle cavolate lì, è troppo Beh, divertente, giusto, poi non mi vengono, giustissimo. però sono bravissimi. Ma ultime domande, poi dopo andiamo in chiusura. Mamma lottatrice, è difficile questo tipo di vita, eh? Eh sì, è difficile, perché comunque fare wrestling non è una roba solo del weekend, devi dedicare tempo agli allenamenti, quindi sia tenerti in forma, ma anche gli allenamenti sul ring, che è una roba che solo l'allenamento sul ring ti dà, cioè non puoi, secondo me non si può, anche se poi quando lotti tanto di fatto resta comunque, se vuoi migliorarti sempre tipo aggiungo quella mossa, la provo quell'altra, cioè devi fare allenamento anche sul ring. E poi devi seguire i social, poi io comunque dopo tanti anni cerco di dare una mano in SW come posso, è un impegno. Poi tipo quando hai gli show, appunto come ti dicevo non arrivo al cuor leggero, mi piace pensare cosa potrei fare, che mossa potrei fargli a quello, in base all'avversario, no? Mi piace prepararmi, quindi anche quello è tempo che, cioè se vuoi stare, come ti dicevo io guardo tanto wrestling, perché devi anche stare un po' al passo coi tempi, vedere. Se lo Oh, vuoi fare no, oh, seriamente, brava. cioè c'è tutto un. Questa cosa la devi portare agli allenamenti, perché tu non hai idea di quanti lottatori ho intervistato che mi dicono: no, ma prima lo guardavo, adesso non ho più tempo. Caspita, ma se tu vuoi fare bene, devi guardare. Come un calciatore che non guarda una partita di Non calcio, so se sei fan come. di wrestling, il wrestling sei fan sempre, quindi è un Togli peccato. non mangiare, ma guarda il vero, cioè fai qualcosa di. Non so, Boh, a me non lo so. capita quando messo a letto le bimbe piuttosto che in pausa pranzo. Quindi io sì. Infatti, ogni tanto la mia collega dice: ma cos'è questo rumore che sente le urla? Però è faticoso perché ovviamente tolgo anche del tempo alle mie bimbe, a mio marito. Infatti, nei CW tutti guai con Ruggero, il santo lo chiamano. Però vabbè, quando non ero sposata guidavo il furgone, quando sono rimasta incinta guidavo il furgone lui. Cioè, l'ho sempre coinvolto moltissimo. Va a posto. Come poverino, cioè, tipo, anche i primi tempi facevamo volantinaggio con le bambine, ma anche c'è cioè, tuttora, che ridere. E quindi, comunque, è un peccato. Cioè, mi dispiace. Adesso, più crescono, più spero di riuscire a portarle. Quando non lotto, se siamo in zona, le porto a vedere lo show, però sono ancora piccole. E per dire, Alice gli piace il wrestling. Emilio, quando ha visto uno show con Emilio, diceva vai zio, cioè, proprio, anche se Emilio era cattivo. Ma sì, va bene. E comunque cioè, cerco di portarle dietro in modo da magari, però ci vuole sempre proprio una rete di supporto, insomma, di Ruggero che mi viene dietro, oppure le tiene lui a casa. Io quindi parto, cerco ormai di partire magari un pochino più tardi rispetto a prima, che andavo magari un po' più presto, quindi magari parto alle 3:30 anziché partire a mezzogiorno col furgone, quindi parto un po' dopo, però alla fine si torna alle 2 di notte, alle 3 di notte, e il tempo lo tolgo, per quello non è facile, non è facile proprio sentirsi combattute, però spero che le mie bambine possano avere in me l'immagine di una mamma che segue un sogno e che ci crede, e dargli questa immagine, insomma, no? Una donna può fare anche wrestling, può lavorare, può seguire un sogno, quindi io spero di essere un'immagine positiva, ecco, per loro, che in questi momenti, cioè, sappiano che io sono felice e realizzata in quel momento. E poi, ecco, ovviamente quando più crescono cercherò di coinvolgerle e vabbè, le userò anche loro a montare il ring. Assolutamente, assolutamente. Perché fate figli voi wrestler? Per far montare Perché ring a ovviamente qualcun dovevo mettere altro. il banchetto del merchandise per le nuove Anche. generazioni. Beh, quando erano proprio piccoline piccoline, venivano su ring, e pensavo che era uno show, una cosa tipo un palco, era proprio tenero. Adesso vediamo. Ricordo che una volta c'era Adesso Landis che correva sulle corde e Aliciotta era lì, c'era lì così innamorata che lo guardava. Insomma. fantastico. No, però è molto bello il fatto che comunque tu abbia il supporto, che è comunque fondamentale, ed è anche molto bello il fatto che tu insegua diciamo così, questa autodefinizione familiare
Allora, mio fratello, io, adesso a questo punto ci mando le bambine, via, via, dentro, dentro. Speriamo. Beh, ma resti chi faresti, poi alla fine poi tutto un po' una grande famiglia, né? Dopo tanti anni c'è chi è andato, chi è tornato, però insomma chi ha fatto figli, cioè siamo da tanto tempo ormai, ci si supporta, cioè, ormai siamo un bel po' genitori, anche ragazzi molto più giovani di me. Ma infatti c'è anche la nursery adesso in ICW, farete un posto solo per i bambini, cacciate tutti lì dentro, Perfetto, no? Perché cosa c'è? allenatevi. Alla fine sono io l'unica donna, sono quella un po' più scatenata, paradossalmente. Ecco. Di molti sono quasi, a volte più presente, no? Però vabbè, è perché giustamente sono fortunata ad avere un suo supporto a casa, ecco. Però alla fine Bene. Ruggero mi ha preso così e cosa vuoi fare? Se hai fatto una Allora, ragione. Un io mese dico dopo il sempre. matrimonio sono volata in Inghilterra, poi la bambina aveva un anno, ciao, vado in Giappone. Se non abbiamo Poi ci divorziato. torno, cioè, capito? Quindi non è che vado, ci torno. Quindi le cose belle. No, ma Anche io tipo prima comunque lo del dico. tryout ho fatto boh, un mese e mezzo proprio di allenamento intensissimo, quando sono andata a fare il tryout nel 2016, anche lì avevo visto tutte le sere io in palestra, sul ring, e vabbè. È bello avere una Però passione, dai, posso, poi veramente assolutamente. l'SW per me è proprio cioè, un'altra figlia, quindi insomma cioè, ci tengo tantissimo No, al è wrestling ragazzi. molto molto bello, molto bello. Poi comunque cioè, chiunque ci abbia preso in una certa situazione ci deve rispettare e mantenerci così. Chi era sul ring rimane sul Esatto. ring. Chi è abituato a fare lo stupido in TV, fa lo stupido in TV. Non ho parlato di me. No. Scherzi a parte, guarda, io sono strafelice di aver fatto questa chiacchierata che è la prima. Ti prometto che ti porto anche alla taverna del wrestling italiano. Magari ti faccio fare, so, un incrocio con Mary Cooper, facciamo qualcosa, insomma, un po' Volentieri, divertente. O volentieri. con Vertigo. Con Stefano. Lui si allena, loro. Lui impazzisce, cioè se gli fai il nome qui mai lo impazzisce. Ma ci siamo allenati tanti anni Lo ormai hai che picchiato alleniamo poco? insieme. Eh sì, l'ho picchiato, sì. Poco, troppo poco. Troppo Non è ancora, poco. è ancora da aggiustare quel Anche ragazzo. secondo me. No, però dai, è Quindi, simpatico. se ti ricapita tra le mani, picchialo Quando mi e ricapita, dai, quando mi ricapita. gli dici questo da parte di un altro Stefano, che tu chiami sempre Mark, ma non è un problema. Sì, dice che io sono un Mark del wrestling e quindi mi prende in giro. È un Prendi personaggio, Stefano. in Comunque, dai, giro. quando lo vedo, dai, ci ricapiterà quando operanno. Picchialo, picchialo. Vabbè, Grazie anche perché davvero. mi ha fatto da sparring parecchio, dai, negli allenamenti, quindi un po' poverino le ha prese. Bene, ancora, ancora. È stato davvero un piacere avere qui la regina del wrestling italiano. Grande onore e davvero grazie per il tuo tempo e la tua Grazie a te. pazienza. Grazie a te che dai spazio al wrestling italiano e anche al wrestling italiano femminile. Assolutamente, assolutamente. Ci sarà sempre più Alla spazio prossima. e lo faccio volentieri perché ci credo, altrimenti non lo farei, non perderei il mio tempo. Voi non lo sapete, ragazzi, ma noi in una sera qualsiasi, durante un giorno della settimana, abbiamo tolto lo spazio della nostra vita per fare questa intervista per voi, perché? Perché ci teniamo, altrimenti non l'avremmo fatto. Quindi grazie anche a voi che avete seguito fino a qua. Sapete che ci tengo che arriviate fino alla fine, così vi posso ringraziare, abbracciare tutti quanti. Lunedì prossimo si torna. Sorpresone lunedì prossimo, sorpresone, non dico altro. Ciao a tutti, grazie mille. Ciao ciao!